Ragazzi, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Oggi, in occasione del Martin Luther King Day, abbiamo deciso di portarvi qui a Roxbury, a sud di Boston, per mostrarvi un murale che raffigura Martin Luther King e sua moglie. Aspetta che adesso ve lo facciamo vedere meglio. Ecco qui, scusate il nostro inizio come al solito non molto brillante, però tira un po' di vento, nel caso non si fosse capito. Ecco, come potete vedere, qui c'è Martin Luther King. Wow. E qui c'è sua moglie. Da quello che ho letto, hanno deciso di fare questo murale proprio su questo edificio, che oggi è un complesso condominiale, perché all'epoca qui c'era la chiesa dove lui predicava e dove ha conosciuto proprio sua moglie. Paola, non volare addosso a Martin Luther King. Oggi abbiamo deciso di mostrarvi questo, però adesso ci sposteremo altrove. Andiamo Paola, aspetta che faccio un'altra bella inquadratura prima, vicino, così si vede meglio. Credo che sia molto recente, devo leggere di più a proposito. Dovete sapere che Martin Luther King ha vissuto a Boston e si è laureato all'Università di Boston e, come dicevamo, proprio qui ha conosciuto sua moglie. Ecco perché io ho paura. Ecco perché ha sempre considerato Boston come la sua seconda casa. Ci siamo trasferiti di appena 10 minuti con la macchina, o anche 5. Oddio, mo c'è un vesto. Però... Sì, correndo. Come sono? Perché quanti stanno a correre? Raga, piano. Per andare qui su Massachusetts Avenue, dove si trova uno degli appartamenti dove lui ha vissuto quando era qui a Boston. Stavamo dicendo che ci troviamo a uno degli indirizzi dove risulta che lui ha vissuto qui a Boston, ma sembra che questo sia l'unico dove si trova una targa che lo attesti. Eccola qui, infatti. Ecco qui, vedete? Ci troviamo al numero 397 di Massachusetts Avenue. Vieni Paola, avviciniamoci. Lì c'è la targa. Vediamo se riusciamo. Ecco. Non riesco a leggere bene da qui. Comunque ecco. Qui ha vissuto Martin Luther King quando studiava qui a Boston, all'università. Va bene ragazzi, purtroppo non siamo riusciti a fare un video serio come volevamo, però spero insomma che sia stato comunque interessante mostrarvi questo. Bene Paola, adesso saluta i nostri amici. Ciao ragazzi!